all'Aquila in una paraonda incredibile in cui la buona volontà ovviamente è stata fondamentale per riuscire poi a riorganizzare le fila. Ok, quindi vado, poi ci fermiamo un attimo e l'ultima cosa che vorrei fare, oltre che chiudere questa chiacchierata insieme riguardo al triage, su eventuali chiarimenti o domande che avete, spendere 5 minuti, 10 minuti, non di più, cogliendo l'occasione della vostra presenza che rappresentate la realtà regionale Abruzzo, con cui è difficile per il 118 poi riuscire a correre e raggiungere tutti i gruppi, quantomeno per la provincia di Teramo, fare un piccolo punto su quella che è la situazione, sulle difficoltà maggiori e sui punti di forza, in modo che torniamo a casa per dire ok, questa cosa ci hanno ricordato che forse va modificata, quest'altra va benissimo. Ok, procedo. Non so quanto riusciate a vedere, ma almeno mi sentite. Il triage nella medicina delle catastrofi è un argomento abbastanza vario e vago, fin quando non si entra nel merito, e il tentativo oggi è quello di orientarci all'interno dei vari sistemi per vedere se ce n'è uno migliore oppure se dobbiamo imparare a rapportarci con il sistema qualunque troviamo sul campo, che quantomeno conosciamo e abbiamo idea di come scambiare notizie, un po' come il PLSD. Possiamo trovarci una persona che parla un'altra lingua, però comunque abbiamo dei parametri di massima, di riferimento, e capiamo che cosa sta facendo e come introdurci anche noi per dare una mano. Quindi se avete domande poi le facciamo. L'obiettivo è quello di vedere innanzitutto cos'è il triage, perché lo attuiamo, quali sono i metodi più famosi, più conosciuti, e se ne esiste uno migliore, ok? Se quello che dico, perché non mi sentite o perché non mi spiego, non ti permette di andare avanti nella comprensione, alza la mano e bloccami. Se invece semplicemente hai una curiosità, tienila da parte e alla fine ne parliamo, d'accordo? Se alla fine riuscirò ancora a parlare, no, sarà infatti una bella avventura. Definizione: innanzitutto la parola triage viene dal francese, che io non conosco bene, trier, che significa scegliere, operare una scelta, operare una selezione, e significa, utilizzata nella medicina delle catastrofi, trovarsi a fare una scelta e categorizzare, cioè dare una categoria ai pazienti, alle vittime in quella catastrofe. D'accordo? Usciamo da questa idea del triage. Quello che nella nostra provincia, perché sono persone generalmente formate da noi direttamente o attraverso i nostri istruttori, il triage, ve lo ricordate, è semplicemente inserito in una diapositiva del PTLS per dire quando le tue risorse sono inferiori alle necessità, attui il triage e selezioni le persone cominciando a trattare quelli che sono con maggiore probabilità di sopravvivenza, vi ricordate? Quindi partiamo di là, ma ampliamo il discorso per trattare il maggior numero di feriti possibili. Perché attuiamo il triage? È ovvio, lo ribadisco, siamo costretti a fare una scelta, quindi ci troviamo in una situazione in cui vogliamo affrontare il più possibile, come è successo nel terremoto dell'Aquila, ma non siamo in grado, con le risorse a disposizione, di trattare tutti, e quindi siamo di fronte ad una discrepanza, ad una grossa differenza, una sproporzione fra quella che è la necessità immediata e quella che invece è la nostra capacità di risposta immediata. Quindi l'obbligo a fare una scelta, l'obbligo a selezionare e quindi categorizzare le persone. Perché attuiamo? Un concetto fondamentale è la salvabilità, è un concetto in senso lato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la situazione ci costringe a decidere di soccorrere qualcuno a discapito di qualcun altro, o addirittura abbandonando qualcun altro, non è, lo abbiamo anche detto nei corsi di primo soccorso, un atto di cinismo, ma è una indispensabile prerogativa di chi vuole, alla fine, facendo una scelta razionale, con dei metodi razionali, con una logica, arrivare a salvare il maggior numero di vittime possibile. Quindi quando questa scelta è indispensabile bisogna che abbia una logica riconosciuta da tutti e universalmente definita all'interno del concetto di triage. Vado troppo veloce? I metodi di triage ovviamente possono essere vari, sta di fatto che nella zona dove si trova l'evento, dove succede la cosa e quindi dove c'è il massimo caos in un determinato momento, immaginate che cosa può essere successo alle 3:30 di quella mattina, a partire da casa mia per finire in tutte le altre realtà aquilane, sta di fatto che c'è la condizione peggiore per fare una scelta. Perché? Perché c'è un grosso movimento di persone, una grossissima richiesta, ma una richiesta disordinata, una richiesta che non ha una logica, che non risponde a nessuna linea conduttrice. Quindi ci servono dei metodi che in tempi di pace ci aiutino a
avere una mentalità per individuare, per fare delle scelte in maniera tale che poi quando siamo in guerra riusciamo a essere rapidi, selettivi, ma secondo una logica e un criterio definiti, e poi esattamente con lo stesso principio del BLST si impara l'ABC e 1, 2, 3, perché poi non dovremo stare lì a ragionare cosa viene prima, cosa viene dopo, ma è un dato di fatto. Inizialmente, fondamentalmente, se un metodo di triage corrisponde a un requisito fondamentale che è la semplicità e l'immediatezza, parliamo fondamentalmente di Start e Cesira, che sono quelli più conosciuti per quanto riguarda almeno il personale laico. Fra i metodi di triage va aggiunto, poi affronteremo nella seconda fase con Biagio la questione del PMA, quando parliamo di situazioni campali organizzate, o quando parliamo di situazioni per esempio di non solo di posto medico avanzato ma addirittura di ospedale da campo e quant'altro, entriamo un po' più nello specifico. Il personale sanitario è presente, la selezione è più raffinata in base alle condizioni delle vittime, quindi lì si spende un po' più tempo, non si ha la fretta di togliere dalle macerie la persona, ma si ha bisogno di inquadrare il più possibile per evitare che si mandino attraverso i mezzi di trasporto dei pazienti troppe vittime in un ospedale che non sarà mai in grado di affrontare una mole tale di vittime. Quindi decongestionare l'ospedale finale attraverso una selezione a monte, e lì parliamo piuttosto di metodo SMART, metodo FAST, SORT o SIVI, eccetera. Come si fa a riconoscere un buon triage? Come faccio a dire questo è migliore o peggiore, o si adatta di più o di meno a queste circostanze, secondo quale definizione? Innanzitutto, un buon triage deve essere memorizzabile facilmente. Se è troppo complicato, sarebbe come dire che nel BLSD bisogna imparare a contare fino a 10.000, no? Arriverò a 800, poi comincio a annaspare. Quindi semplice nella memorizzazione. La possibilità di memorizzarlo e di applicarlo senza troppa riflessione, soprattutto adattandolo il più possibile alla maggior parte delle persone, qualunque sia la loro formazione. Quindi il soccorso di base è affidato a personale laico, significa che qualunque persona, da qualunque estrazione venga, grazie, avrà la possibilità con semplicità, con immediatezza di applicare questo metodo. Quindi è la prima caratteristica di un buon triage. La seconda è che sia di rapida esecuzione, perché se devo mettermi ad avere per esempio in mezzo alle macerie carta e penna per riuscire a fare una serie di calcoli perché alla fine io ottengo il migliore risultato possibile, sarà anche ottimo in termini di rifinitura, ma non serve a nulla perché non è praticabile. Quindi facile esecuzione. Più attendibile possibile. Voi sapete benissimo che le linee guida mondiali della definizione della rianimazione cardiopolmonare sono ottimali quando riescono a far fare alla maggior parte di persone possibili le stesse cose, ottenendo statisticamente il miglior risultato possibile. Magari a livello locale uno sarà anche straordinario e superman, ma poi applicato su un miliardo di persone non serve a nulla. Quindi il metodo deve essere più estendibile alla maggior parte di persone in qualunque circostanza. Quindi il più attendibile possibile anche da questo punto di vista. Non deve essere operatore dipendente, appunto non deve dipendere troppo dallo specifico della persona, dalle capacità, perché arriva l'infermiere, il medico e dice io sono bravissimo, arriva il povero operaio che dice ma io pensavo di saper fare il volontario, a questo punto non lo so fare più perché è una cosa talmente complicata fare il triage. Non è così. Come per il BLS, tutti devono essere in grado di farlo, quello è un buon metodo, altrimenti non serve a nulla, specie nelle maxi emergenze. Quindi non deve avere arbitrarietà. E infine deve essere un processo dinamico, e cioè che possa adattarsi nelle varie situazioni, avendo una minima variabilità che consenta, senza stravolgerlo, di riuscire ad esserci e a rispondere come si deve. Ci siamo? Tutto chiaro? E fregate che prova di voce. Quando ci troviamo in un evento, e di eventi potremmo parlare di 100.000, non vorrei focalizzare troppo sul terremoto, ma che vada dalla caduta di un aereo al deragliamento di un treno o una qualunque altra circostanza drammatica, sta di fatto che ci troviamo di fronte a una grossa quantità di vittime. E a quel punto abbiamo fondamentalmente due settori di applicazione del triage. La primissima fase, in cui di solito si applica appunto il Cesira o lo Start, e una seconda fase, quella in cui si è già organizzato l'ospedale da campo o il PMA, il posto medico avanzato, in cui il triage diventa SMART, FAST o SORT, cioè diventa più raffinato rispetto al personale sanitario presente che entra nel merito delle patologie.
il circolo finisce ovviamente recandosi poi in ospedale, in struttura definitiva per eventuali cure o interventi chirurgici. Rispetto a questo tipo di metodo, quindi lo start, Cesira, innanzitutto c'è da dire chi lo attua. Lo attua il personale laico prima di tutto, perché è quello che abbiamo in abbondanza ed è quello che molto probabilmente riusciamo a avere sul posto. Dove lo attua? Ovviamente esattamente nell'area dell'intervento, stiamo parlando di direttive che arrivano dall'elicottero in cui si dice lascia questo, prendi quello, e chi è sul posto vede ed attua questo sistema. E infine come lo fa? Lo fa utilizzando i segnali colorati che poi vedremo insieme nella pratica per la classificazione standardizzata, e soprattutto lo fa in contatto con la centrale operativa del 118. Perché? Proprio perché essendo una selezione in base alle condizioni cliniche che porterà a trattamento o non trattamento, siamo vicini all'atto medico vero e proprio, quindi bisogna tenersi in contatto ed essere supportati eventualmente in questa scelta. Togliamo subito questo, come dire, semplifichiamo le cose dicendo che Cesira altro non è, che non è il nome di una bella donna, ma corrisponde ad un acronimo che sta per coscienza, emorragia, shock, insufficienza respiratoria, rotture A, ossee ed altro. Semplicemente prendendo le iniziali abbiamo Cesira, aiuta a ricordare, poi ci torniamo subito. Il triage Cesira, coscienza, emorragia, shock, insufficienza respiratoria, rotture ossee ed altro, è un, come dire, una scaletta che si fa con grande semplicità, che poi proviamo a fare insieme. Cammina il paziente? Sì, è un codice verde, tutto il resto non mi frega niente. Come abbiamo imparato nel PLS o nel PTLS, se un paziente mi risponde, è inutile che poi gli dico respirerà, no? Presi dal panico, a volte dice, oddio, adesso devo vedere se respira. Ma se ti ha risposto? Allora, sta un attimo preso. Allora, una scaletta logica. Cammina il paziente, a posto, si metta in quest'area riservata ai codici verdi. Ok? Questo è il modo di ragionare. Secondo passaggio. Chi è il codice verde? È lui. Sì. Cosciente? Non è cosciente, diventa un codice rosso. Come sempre. Ok? Se invece è cosciente, andiamo alla successiva domanda. Ha un'emorragia esterna? Sì, emorragia esterna visibile, diventa un codice rosso. Non ce l'ha? Ok, passiamo avanti. Ha i segni di shock? Sì, diventa un codice rosso. Non ce li ha? Andiamo avanti nelle domande. Ha un'insufficienza respiratoria? Sì, ce l'ha, diventa un codice rosso. Non ce l'ha? Andiamo avanti e ci chiediamo se è evidente che abbia delle rotture ossee. Ce le ha? Diventa un codice giallo, perché respira, c'è circolo, va bene? Se invece non ce l'ha, andiamo avanti e diventa semplicemente la possibilità di verificare altri sintomi, che può essere se è avvelenato per i gas che ci sono in questa industria, oppure c'è un dolore fortissimo, oppure un ustionato. Codice giallo, area codici gialli. Ci siamo? È complicato? No. È un sì no semplicemente a questa scaletta. Cammina? Verde. Non cammina? Ma è cosciente? No, rosso. Emorragia esterna? Sì, rosso. Shock? Sì, rosso. Insufficienza respiratoria? Sì, rosso. Tutte queste risposte messe in negativo, cioè no, verifichiamo anche se ha frattura, non mi frega niente della frattura, se c'è un arresto cardiorespiratorio, come sappiamo benissimo, e lo mettiamo fra i codici gialli. Ci siamo come iniziale approccio? Questa scaletta è il codice Cesira di triage. Triage start. Gli americani la fanno ovviamente da padrone ormai da una vita. Simple triage and rapid treatment significa semplicemente, è una scelta facile, semplice, immediata, e rapidamente trattare le cose più indispensabili, più urgenti. Se vi ricordate, nelle lezioni di PTLS, diciamo 100 volte, si tratta immediatamente ciò che è immediatamente pericoloso per la vita. Ci siamo? Arabo? No, ci siamo. Allora, triage start, questo è lo schema. Se guardate, fondamentalmente non stiamo dicendo nient'altro che abbiamo detto poi nel Cesira. Cammina? Sì, verde, via. Area accantonata, state lì tranquilli, aspettate il vostro turno. Non può camminare, ma respira? No, rosso. Respira? Sì. Che frequenza ha respiratoria? Molto veloce, molto lenta, diventa rossa se ha una difficoltà respiratoria importante. Se non ce l'ha, andiamo a vedere se c'è il polso radiale presente. Domanda, siccome mi state addormentando.
Quando si sente il polso radiale, quanto c'è di pressione? Almeno 80. 80. Se siamo 80-90, siamo tranquilli, giallo, è chiaro il concetto. Quindi andiamo in progressione. Sì, ce l'ha il polso radiale, quindi non mi frega niente, vado a vedere se ha altri problemi. L'osso completamente ripiegato all'indietro e quant'altro diventa un codice giallo. Va bene? Non cambia sostanza nulla rispetto al Cesena. Vado? Posso andare avanti? Quali sono, ripassandole un attimo, le fasi del triage? Cammina, sì, codice verde, a posto, passa priorità di trattamento, quindi non abbiamo bisogno di fare altro. Quindi il triage a questo punto sulla vittima si ferma, non dobbiamo fare altro, dobbiamo semplicemente preoccuparci che qualcuno sappia dove andare e dove aspettare. Abbiamo messo da parte già di solito la stragrande maggioranza delle vittime che non hanno bisogno immediato di intervento. Se così non è, si continua la valutazione con la domanda successiva. Respira? Sì, respira, ok. Se il paziente respira non ha problemi quindi di ipervietà delle vie aeree, si va avanti nelle domande. Non respira, primo problema, dobbiamo aprire e disostruire, stiamo facendo BLS, ve ne accorgete, sì. Secondo problema, posiziona una cannula orofaringea, altrimenti devi star lì a reggergli la mandibola, la testa all'indietro perché hai tante vittime, ricordatevi. Terzo problema, controlla se è ricomparso il respiro quando hai sollevato la testa, hai messo dentro la cannula e puoi metterti tranquillo perché almeno respira. D'accordo? Siamo in un codice giallo, codice rosso, ma comunque uno che ha i parametri essenziali. Ci siamo? È ricomparso il respiro? Sì, è comunque una persona che ha avuto un arresto cardiorespiratorio, ma comunque ai parametri rimane un codice rosso. Non respira, indovinate un po'. Ci sono altre decine o centinaia di persone, non mi posso mettere lì a sottolineare. Benissimo. Non so se ve ne siete accorti, ma sullo sfondo ci fa compagnia il terremoto dell'Aquila. Allora, abbiamo visto che respirava, ha avuto un problema, adesso l'abbiamo risolto. Qual è la frequenza respiratoria? Non stiamo contando le pulsazioni, ma quanto spesso in un minuto respira. Se la sua frequenza respiratoria è maggiore di 30 atti al minuto nell'adulto, 30 atti al minuto significa ogni 2 secondi fa un respiro, ok? Oppure ha una frequenza respiratoria minore di 15 o maggiore di 40 nel bambino, per gli altri sotto degli 8 anni parliamo di codice rosso, è un problema di respiro B del BLS. Quando dico qualcosa di astruso bloccatemi. Ci siamo? Vedrete che alla fine il complesso è abbastanza semplice. Quando invece gli atti respiratori sono minori di 30 atti al minuto nell'adulto, non sono di fronte a un'insufficienza respiratoria importante, vado avanti nel triage. A questo punto lo senti il polso radiale, non è che ti metti con la macchinetta a misurare la pressione a tutti, arriva il polso radiale, sto abbastanza tranquillo sulla pressione, vado oltre. Non lo sento il polso radiale, lascio il problema di natura C, circolo. Quindi nel codice rosso la vittima va messa subito in posizione antishock, significa che comunque c'è una pressione bassissima, al di là del fatto che dipenda da un'emorragia o quant'altro, e si cerca sempre comunque in una situazione di vittime non meglio identificate di tenere l'allineamento cervicale. Non ho detto mettiti lì, prendi la testa e rimani in ginocchio vicino alla vittima fino all'arrivo dell'ambulanza, giusto? Almeno però rispetto l'allineamento cervicale, perché lo so che lì potrebbe esserci un problema quando ha risolto le questioni fondamentali della sopravvivenza. A questo punto sì, si è risolto, benissimo, si prosegue con la valutazione dell'ultima domanda che riguarda il disability del BTLS, cioè lo stato neurologico. Quando glielo dici, esegue degli ordini semplici? No, nell'adulto è, attenzione, B inappropriato o U, e qui ovviamente chi non ha fatto il corso BTLS dice che cavolo sta dicendo? Metodo AV più, lo rinfreschiamo, che vuol dire A? Allert, significa che il paziente parla e ragiona con me tranquillamente. B? Verbal. Verbal, significa che il paziente se lo chiamo mi risponde, altrimenti sembra addormentarsi. P? Painful. Painful significa percepisce il dolore se glielo causo, gli do un pizzicotto. E infine un responsive, non risponde a nessuno stimolo. Di che parliamo? Stato di coma o stato di incoscienza, d'accordo?
quindi tenendo presente queste lettere che sono ormai nell'alfabeto, diciamo così, del laico, diffusissimi, molto più di quanto non lo sia il Vessel Coma Scale per il personale sanitario, stiamo parlando, attenzione, chiedo al paziente di eseguire qualcosa, alza un braccio, abbassa una gamba e quant'altro, se non risponde a ordini semplici, oppure quando gli do un pizzicotto non c'è una immediata, ecco il concetto di inappropriato, non c'è un'immediata risposta al dolore, è una cosa molto vaga, molto difficile da definire, oppure non risponde affatto, rimane un codice rosso e ovviamente se non c'è trauma posiziono il paziente in posizione laterale di sicurezza perché sono tranquillo che quantomeno non mi va in autoasfissia. Ci siamo? Io no. Immagino. Si sente. Posso provare? Vai, vai. Ma tanto sforzo forte, sempre. Il tentativo di provare a farla forte è sempre. Si sente? Va meglio? Va, così mi riposo un po' la voce. A questo punto, se esegue invece degli ordini semplici, di là sentite? Se invece esegue degli ordini semplici, quindi l'adulto risponde e alert, parla con me, verbal, risponde agli stimoli verbali, e P, cioè è appropriato, risponde prontamente allo stimolo al dolore, nel pediatrico siamo di fronte a un codice giallo. Vi faccio notare la chicca dove sta. Abbiamo detto praticamente che mentre per l'adulto deve rispondere a questi comandi, per il bambino è sufficiente che risponda al dolore, perché il bambino ha una tolleranza ben maggiore. Il bambino è capace di riprendersi molto di più di quanto non lo sia un adulto. Ok? Quindi c'è questa distinzione. Posso andare avanti? Allora, se vi concentrate cerchiamo di accelerare un po', ma anche di darvi poi qualcosa di concreto. Va bene? Andiamo avanti? Non andiamo a prendere un caffè e lasciamo perdere tutto. Prego. Sì. Questo era per vedere se stavate dormendo, ma non per dire. Visto, Vai. Abbiamo subito risposto. Sul... quando vai a fare lo start? Quando vai a fare lo start? Quando arrivi al controllo del polso radiale? E nel caso tu trovi emorragie copiose? Prendi le tamponi e torni allo start. Ok, allora abbiamo detto prima, quando c'è una situazione immediatamente pericolosa per la vita è una situazione su cui bisogna intervenire, altrimenti il paziente è spacciato. Primo problema, una importante emorragia pone il paziente in un codice rosso, prima questione. Seconda, dipende dalle situazioni. In tutto questo discorso, non l'ho detto prima, approfitto per dirlo adesso, il miglior metodo in assoluto è quello che è capace di mediare il protocollo scritto da quello che è il buon senso applicabile effettivamente sul momento. Se io ho delle persone che non sanno fare nulla, ma sanno appoggiare una mano o un ginocchio su un'emorragia massiva, lo faccio, altrimenti lo lascio con il codice rosso che diventerà un codice nero. No, intendo non come soccorritori, certo. Quando ti trovi varie persone devi fare lo stesso una cosa rapida. Assolutamente. Lì ti fermi. Assolutamente. Allora, in questa parentesi di verifica del sonno vi dico questo. In realtà, quando interveniamo in una scena in cui veramente ci sentiamo smarriti perché abbiamo un'infinità di vittime e non sappiamo dove mettere le mani, le fasi logiche che poi ritroverete nei protocolli del triage e dell'affrontare la medicina delle catastrofi, in realtà non è il triage la prima cosa, ma la ricognizione. Perché è solo la ricognizione, come avete imparato nell'accesso per esempio al paziente traumatizzato, quella che stabilisce la sicurezza di accesso, la quantità di feriti e quindi la situazione di sicurezza generale che ci consente poi eventualmente di mettere mano al triage. Ci siamo. Se ci trovassimo a non fare la ricognizione rischieremmo di avere una visione parziale e soprattutto di ottenere un risultato disastroso, perché magari trattiamo una persona e non ne vediamo altre 10 nascoste o dietro una pianta e sarebbe veramente il peggior triage del mondo. Quindi fondamentalmente, seguendo la logica, si arriva sul posto, si fa la ricognizione, siamo in sicurezza, quantità dei feriti, comincia il triage. Quindi è ovvio che dipende molto dalle circostanze, se è un'emorragia importante la riesco a tamponare o se lascio perdere il paziente, come spacciato, dicevamo prima. Quindi, ancora 5 minuti e ce la facciamo. Quello era sveglio come osso, eh? Proviamo a fare un po' di esercitazione. Caso clinico 1, start. Ci siamo? Start. Proviamo. Un giovane dall'apparente età di 20 anni, drizzate le orecchie, è disteso a terra, se chiamato risponde ben orientato,
non lamenta dispnea, ma a tratti inizia a piangere e poi si interrompe. Il suo stato generale non sembra compromesso a primo sguardo. Presenta amputazione distale di piede sinistro, ma non ha emorragia importante. Ci siamo? Prima domanda. Prima domanda. Può camminare? Può camminare? No, c'è l'amputazione. Non può camminare. Seconda domanda. Respira, sì. Sì. Respira? Sì. Terza domanda. La frequenza. Frequenza respiratoria, abbiamo letto, non sembra. Parla, piange, ok? Ci siamo, quindi dobbiamo sviluppare un istinto rapido nel triage. Se parla, è inutile che sto lì a dire ma mi sembra che potrebbe forse sviluppare una dispnea importante, non me ne frega niente, ok? Quindi risposta no. Successiva domanda. Polso radiale. Ha il polso radiale? Sì. Ce l'ha? Direi di sì, visto che non ha, abbiamo detto, un'emorragia importante anche se è un'amputazione. Ultima domanda. La WPO. Qual è l'ultima domanda? Ha fratture o sospette fratture importanti o altro dolore fortissimo e quant'altro? A questo punto possiamo rispondere di sì, visto che manca un piede, ci siamo, lo mettiamo fra i codici gialli. Perché poteva essere non un codice giallo, ma sta di fatto che una grave amputazione lo mette fra i codici gialli. Ci siamo? Tutto chiaro? Vado. Brevissimo. Caso 2, start, attenzione, concentratevi. Ragazza seduta a terra, stenta a riconoscere i soccorritori per le gravi ferite al volto, quindi trauma facciale, che le impediscono di vedere normalmente. È molto agitata, si lamenta per un dolore al fianco destro e respira molto faticosamente e frequentemente. Ok, ripartiamo con la scaletta delle domande. Prima domanda. Può camminare? Cammina? No. Cammina? No. Seconda domanda. Respira, sì. Respira? Respira. Come respira? Male. Male. Quindi ha una tachipnea quantomeno superiore a 30 arti al minuto. Diventa un codice? Rosso. Rosso, benissimo. Altra domanda, siamo nel codice rosso, a questo punto passiamo, attiviamo fra i codici rossi. Terzo caso, il problema è respiratorio, ci siamo. Start 3, giovane uomo apparentemente in buona salute, in piedi, si muove senza difficoltà, riferisce di essersi trovato al di fuori del veicolo in cui era, senza accorgersi di non aver riportato trauma, riferisce. Ha solo bisogno però di trovare la ragazza che era con lui e che non sa dove è finita, quindi un problema anche serio, se volete, di tipo psicologico, ma siamo all'interno dei parametri vitali. Prima domanda. Può camminare? Cammina. Tutto il resto? Respira? Non ha grosse E? Polso radiale? Atti respiratori? Ci siamo? A questo punto tutto il resto è annullato, andiamo avanti, nel triage non è che stiamo lì a perdere tempo, se perfino cammina da solo. Ok? Bene, intanto ringrazio tra parentesi gli amici dell'Ares 118 di cui faccio parte, che propongono anche questo modello SMART. Da START e CESIRA siamo passati a SMART per accennare quello che poi è l'affinamento sanitario all'interno del PMA o del posto medico di evacuazione. Ci siamo? Semplice metodo accurato e rapido di triage. Avete notato la lingua? Si parla italiano e mi pare poco. Si parla italiano anche in Sicilia. Allora, triage SMART, modello Ares 118, chi lo attua? Ovviamente siamo all'interno del PMA, modello personale sanitario, dove sull'area dell'evento, nella prima fase o all'interno del PMA, subito dopo, a seguire dell'evacuazione, come utilizzando non semplicemente le schede colore, ma una scheda di triage completa in cui si entra nel merito dei dettagli. Ok, ci siamo. Il triage di SMART, come vedete, la scheda è un pochettino più complessa del semplice verde, giallo, rosso. Si segue una scaletta, la dispnea, la frequenza respiratoria, le vie aeree seguite e quant'altro. Si segue sostanzialmente la stessa progressione, entrando però nel merito di che tipo di dolore, quindi che tipo di prospettiva c'è dal punto di vista clinico, dando poi un riferimento di codice. Vado a finire piano piano accennando al Glasgow Coma Scale, magari fra di voi ci sono anche dei colleghi,
dicendo che da un punteggio, qualcuno c'ha la lente aperta e sta correndo, punteggio per il calcolo del Glasgow Coma Scale, 6 punti, il paziente si muove ai comandi, molto spesso lo troviamo anche nelle ambulanze, 5 punti, il paziente localizza il dolore, meno di 5 punti, a seconda, il paziente flette normalmente un arto se viene comandato, quando lo pizzichiamo, flette in modo anomalo quell'arto, oppure estende solo al dolore o non fa nessun movimento e quindi il punteggio cala sempre di più. Vogliamo fare una sfida proprio, voglio morire? Quanti infermieri ci sono? Allora, siamo nel codice SMART, proviamo a capire qualcosa in più, eppure sono convinto che lo capirete tutti al volo. Attenzione, il paziente arriva alla sede di triage SMART, quindi eventualmente un PMA con un codice giallo che voi gli avete attribuito sul posto, quindi probabilmente problema di ordine respiratorio o una certa emorragia oppure una amputazione eventualmente. Che cosa si fa? Il PMA si azzera tutto, cioè ogni valutazione, ogni codice di arrivo viene azzerato per rivalutarlo se c'è stata un'evoluzione, ok? Si azzera e si rivaluta. Le vie aeree non sono ostruite, il respiro è presente adesso e non ci sono emorragie imponenti, quindi il paziente assume a questo punto un codice verde. Andiamo avanti con la valutazione. Il paziente respira un po' affannosamente, nel dubbio contiamo la frequenza respiratoria e ci accorgiamo che è di 23 atti al minuto. Al minuto siamo dentro il range di normalità? Sì, perché è 30, vi ricordate? Ok, rimane codice verde anche per l'aspetto respiratorio. Il polso periferico si apprezza, quindi c'è il radiale, si conta la frequenza cardiaca, è di 90. Il codice rimane? Ci siamo anche qui. Lo stato neurologico, disability, è stato valutato con il Glasgow Coma Scale e ha un punteggio di 6, si rimane in codice verde. All'ultima domanda ci si accorge, perché arriviamo a possibili fratture o altro, ricordate nel Cesira, e scopriamo che questa persona ha un problema al piedino, non ce l'ha più, una grossa parte del piede è andata, amputato, però non ha una ferita molto sanguinante. A questo punto, perché c'è un codice SMART in attuazione, siccome una importante amputazione richiede il codice giallo, gli diamo il codice giallo, lo mettiamo nel codice giallo. In realtà respira, è cosciente e quant'altro, ma non cammina, ok? È tutto chiaro, mi sto tediando. Altro SMART, lo andiamo a chiudere, attenzione, concentrati, il paziente arriva alla sede di valutazione SMART, quindi eventualmente il PMA con un codice verde attribuito dallo STAR che si azzera e si rivaluta, si alla fine entra nella testa. Le vie aeree non sono ostruite, il respiro è presente, non ci sono emorragie imponenti, il codice verde c'è e rimane, proseguiamo. Il paziente respira affannosamente, quindi c'è un'evidente dispnea, saturazione 95, ottopassina, il codice diventa giallo per insufficienza respiratoria iniziale. Polso periferico apprezzabile, si conta la frequenza di 100 battiti al minuto, rimane giallo. Stato neurologico, Glasgow Coma Scale, 6 punti, il paziente termina con il valutazione giallo come codice. Ultimo caso, attenzione se ce la fate ancora, il paziente arriva allo SMART, a PMA, in codice rosso attribuito dallo START, si azzera e si rivaluta. Alla prima domanda risulta che le vie aeree non sono ostruite, quindi respira. Il respiro è presente, ma è anche presente, torniamo alla sua domanda di prima, un'emorragia imponente, importante. A questo punto scatta il codice rosso per l'emorragia in atto, medico e infermiere si lanciano su questa persona tentando di trattarla, immaginando che non ce ne siano già 20 lì dentro moribondi. A questo punto l'altro infermiere del PMA continua nel triage, perché non è che si può fermare la fila e l'accesso. Andiamo avanti, non dimenticare il triage d'ingresso START di questa vittima era rosso come categoria, nonostante la situazione generale del paziente, perché comunque non aveva la percezione del polso radiale, quindi un problema di circolo, ci siamo? Quindi chi applica lo SMART, il personale sanitario, all'ingresso e all'uscita del PMA o del centro medico di evacuazione utilizzando una scheda di triage completa.
Domande? Conclusioni. C'è un sistema di triage perfetto? Ce lo siamo chiesti? Il triage nella zona di evento si prefigge di dare una categoria alle vittime e organizzare un'evacuazione organizzata il più possibile in base ai codici di gravità, ecco perché dopo la prima ricognizione si fa immediatamente il triage. Invece in ospedale si approfondisce la questione, significa entrare nel merito delle condizioni cliniche, e in ospedale il triage ha altro scopo, cioè indirizzare il paziente nei servizi più urgenti secondo una logica, piuttosto che mettere tutti davanti al pronto soccorso a fare la fine, come succede a Porta Teramo, che alla fine arriva a Piazza Garibaldi senza che nessuno dica tu vai di là, codice giallo, verde di là, rosso di là, e l'ospedale si intasa perché l'imbuto, il punto più stretto, non riesce a smaltire perché non c'è stato un lavoro di triage a monte. Ok? E infine non si può perciò dire, secondo il mio parere, anche Ares 118 lo afferma, che ci sia un metodo di triage perfetto, che risulti perfetto in tutte le soluzioni e condizioni, eppure non possiamo fare a meno del triage, salvo ritrovarci bloccati a non sapere dove mettere le mani e non riuscire a salvare, come invece il nostro proposito, più persone possibili nelle maxi emergenze, prima ancora che parlare di catastrofe. Buon triage a tutti, sperando che non serva mai. Grazie.